Senti, io volevo venire l'altro giorno. Ma quando, Angelo? E quando c'era cosa pubblica, però sentivo quasi, dico, ma possibile che, sai, conoscendo il sindaco, dico, ma possibile che questo si mette... Accetta una cosa del genere, ma infatti guarda, è andata così la cosa. Come è andata? Dei cittadini di Rocca di Papa, detentori di un immobile abusivo, sono andati dal sindaco, gli hanno fatto scegliere una data per fare un'assemblea, però lui ha detto subito di sì, ma non aveva capito che l'assemblea era pubblica. È un'assemblea che è? Un'assemblea privata? Pubblica doveva sottostare alle domande del presidente del comitato Procase. Io credo che è questo che l'abbia messo in imbarazzo. E per questo motivo lui ha declinato l'invito. Scusa, prima ha detto di sì e poi, e poi ha fatto una nota. Ma l'8 febbraio si è presentato o no? No, non si è presentato. Ah, proprio non si è presentato. C'erano le porte del comune chiuse. Oh, pobacca, come siete entrati? Ma noi non siamo entrati, siamo andati via. Abbiamo già dato noi la disponibilità per altre due date. Una è il 13 febbraio, che è mercoledì prossimo. E quando l'altra? Ma ci viene. Il 15, che è venerdì. Ad oggi ancora non riceviamo nessuna risposta da parte dell'amministrazione. Spero che domani rispondano, sai, domani riniziano a lavorare, gli uffici si rimettono in moto, molto probabilmente ci avranno avuto degli impegni per i quali non hanno potuto rispondere. Io spero domani di avere la risposta che noi aspettiamo, che accettino finalmente questa assemblea pubblica. Perché noi abbiamo il reale bisogno di chiedere all'amministrazione, perché da giugno 2016 a febbraio 2019 sono 32 mesi che l'amministrazione Cristini è, credo che sicuramente hanno fatto qualche scelta politica, magari hanno anche intuito qualche indirizzo alla risoluzione del problema abusivismo a Rocca di Papa. Senti, ma non è che magari temeva qualche questione d'ordine pubblico, magari con Maffrascati, sai? No, ma no, non credo, niente. Guarda, noi l'unica cosa di sbagliato che abbiamo fatto è costruirci casa per bisogno, non per speculazione e nient'altro. Noi siamo tutte brave persone, non assolutamente... Vabbè, ma questo è fuori da dubbio, io mi sono sempre chiesto, no? Perché insomma non è che questo abusivismo è nato il 1 gennaio 2018, via, boom, in un anno sono diventati tutti... Assolutamente, l'abusivismo è nato con la complicità della politica. Ecco, ma tossavano, tossava il PD. Stavano seduti sul loro poltrone, dando il benestare ai cittadini che costruivano abusivamente. Poi arriva Don Zingaretti. Hanno dato le residenze, hanno dato l'acqua. L'allaccio dalla luce, la cosa. La osta per la luce. Magari pure le fogne. Ecco. Ma senti un po', ma... sta funicolare, guarda, che non ne parlate mai. Questa è una cosa, noi lo trattiamo poco questo tema. E perché? Abbiamo talmente tanti problemi all'interno del paese. Vabbè, questa, ma... guarda, è una cosa, tanto questa non verrà mai aperta, perché qui... Ma come non verrà mai aperta? Oh, 15 milioni si sono mangiati già. Che apposta, Angelo, me lo dici tu, 15 milioni d'euro. Io spero che se ne arrivi a capo. Se l'avevano sprecati per sistemare tutto l'abusivismo a Rocca di Papa, forse... il cittadino ci aveva guadagnato qualcosa, così contribuente ci ha soltanto rimesso 15 milioni d'euro. Ma qui ci stanno migliaia di turisti, ma che dico, milioni di turisti che possono venire in cima a Rocca. Lo so. O in tanti mi chiedono, ma funziona in cima a Rocca, come veniamo in cima a Rocca? Vabbè, ma adesso credo che con l'appoggio che il sindaco Cristini ha dato a Zingaretti il 4 marzo, loro... stando in buoni rapporti, spero che anche questa ennesima problematica di Rocca di Papa si risolva il prima possibile. Vabbè, ma non è questione Zingaretti, no, NASA sta storia. Ma Zingaretti la conosce. La conosce bene, c'ha messi i soldi. E che no, dici? Non ce l'ha messi Zingaretti, no. Ce l'ha messi i contribuenti. Vabbè, chiaro, i soldi pubblici sono soldi nostri, no? Però guarda che strano, no? Perché pure a Frascati hanno fatto le magnerie del Valadier, 6 milioni e 3 stanno sempre chiusi, ogni tanto fanno un po' di vino, mettono un po' di vino, una cosa che fa prendere aria i locali, no? Ma qua sono 15 milioni. Lo so, sono tanti.
Porca della miseria. Ma io fossi il sindaco, no? Me incazzerei, direi a Zingari, qui devono venire milioni di turisti, devono venire, no? È un rilancio, dai. L'ho detto prima, loro stanno molto in confidenza, perciò spero che a breve si risolverà pure questo problema. Mo però detto proprio così, fra me e te, no. Ma una volta che io vengo qua, parcheggio e prendo la funicolare e arrivo sulla piazza, dove vado? Guarda, dei posti da visitare a Rocca de Papa ce ne stanno tanti, sono mal curati. E stanno pure, ma stanno pure in salita. Lo so, ma il paese ne offre delle potenzialità. Qui serve il rilancio del commercio, serve lo sviluppo del centro storico, la rivalutazione del centro storico. Serve, qui manca veramente il benessere cittadino, manca l'armonia del paese. E sono problematiche che purtroppo non è... né da oggi e né da ieri, ma che si susseguono da 20 anni a sta parte. Il paese è nel degrado più totale. Pure noi ci abbiamo avuto il ventennio del PD e siamo ridotti con le pezze al culo. E noi lo stiamo continuando il ventennio del PD. Eppure pure noi, a Fraschetti ormai è finito tutto. Vabbè, allora fammi sapere, però... Alla prossima, guarda, sarai però, avvisato, se sì. Il sindaco accetta... ecco, se il sì, perché sennò... L'appuntamento del 13 o del 15 sarà mia premura informata. Va bene, ti ringrazio. Grazie. Ciao, 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 ciao.